Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Nelle precedenti lezioni abbiamo richiamato brevemente la vostra attenzione sui sette principi dell'uomo. Ma il soggetto della costituzione dell'uomo non è completo senza uno sguardo a ciò che gli occultisti chiamano aura umana. Essa forma una parte molto interessante degli insegnamenti occulti e i riferimenti ad essa si possono trovare negli scritti e nelle tradizioni di tutte le razze umane. Ma molta confusione e molti malintesi sono sorti a riguardo dell'aura umana. E la verità è stata oscurata dalle varie speculazioni esposte da coloro che hanno scritto su tale oggetto. Ma non vi è da stupirci di ciò se consideriamo che quest'aura è visibile soltanto a coloro che hanno altamente sviluppati i poteri psichici. Alcuni che possedevano scarsi poteri, che li mettevano in grado di vedere soltanto le emanazioni più grossolane che formano l'aura umana, hanno ritenuto ed insegnato che ciò che essi vedevano era tutto quello che c'era da vedere. Ma la verità è che tale gente ha veduto soltanto una parte dell'intera manifestazione, perché il rimanente è riservato soltanto a coloro che hanno ottenuto uno sviluppo più alto. Alcuni maestri di questi ultimi tempi hanno insegnato che l'aura è in realtà la proiezione lanciata nello spazio, oltre il corpo fisico, dei sette principi costitutivi dell'uomo. Ma ciò è vero soltanto nello stesso senso che la luce solare è una parte del sole, i raggi della luce elettrica una parte della luce, il calore radiante da una stufa una parte del calore contenuto nella stufa, l'odore del fiore una parte del fiore stesso. L'aura è realmente l'emanazione di uno o più dei sette principi costitutivi dell'uomo, radiazioni che si sprigionano dallo stesso principio e non, strettamente parlando, una parte del principio stesso, eccetto che nel senso appena riferito. Ciascuno dei sette principi che costituiscono l'uomo radia energia che è visibile agli sviluppati sensi psichici di alcuni della nostra razza. Questa energia radiante è molto simile alle radiazioni conosciute con il nome di raggi X e, simile a questi, è invisibile all'occhio umano, a meno dell'aiuto di un qualunque cosa che l'occhio ordinariamente non possiede. Alcune delle forme più grossolane dell'aura sono visibili anche a coloro che posseggono un grado relativo di sviluppo di poteri psichici. Ma le forme più elevate sono visibili soltanto a coloro che hanno raggiunto alti poteri psichici. E vi sono soltanto relativamente ben pochi oggi che possano vedere, ad esempio, l'aura che emana dal sesto principio, la mente spirituale. L'aura del settimo principio, poi, è visibile soltanto a quegli esseri che sono molto più avanti nella scala dell'evoluzione della razza umana, quale noi la conosciamo oggi. L'aura che emana dai primi cinque principi inferiori è veduta da molti fra di noi che abbiano sviluppato i poteri psichici, la di cui chiarezza ed elevatezza di vista è determinata dal particolare stadio di sviluppo raggiunto. Vogliamo provare di dare ai nostri studiosi un'idea generale dell'aura umana in questa lezione, ma si vedrà subito che il soggetto è uno di quelli che non si potrebbe esaurire nemmeno in un volume di grande formato. È cosa difficile il condensare informazioni di questa natura, ma
confidiamo di poter dare un'idea abbastanza chiara del soggetto a coloro che vorranno seguirci attentamente. Come abbiamo già detto, ogni principio radia una propria energia. L'insieme di queste energie costituisce l'aura umana. L'aura di ogni principio, se quella degli altri fosse soppressa, occuperebbe lo stesso spazio di quello occupato dall'aura di tutti. In altre parole, le aure dei vari principi si interpenetrano l'un l'altra ed essendo di varia intensità di vibrazione, non interferiscono fra di loro. La forma più grossolana dell'aura umana è naturalmente quella che emana dal corpo fisico. Ad essa generalmente si accenna quando si parla di aura della salute, la quale dà una sicura indicazione dello stato della salute fisica di una persona. Come tutte le altre forme di aura, essa si estende oltre il corpo ad una distanza di 2 o 3 piedi, secondo certe circostanze che non è il caso di menzionare ora. Come tutte le altre forme di aura, essa si estende oltre il corpo ad una distanza di 2 o 3 piedi, secondo certe circostanze che non è il caso di menzionare ora. Come tutte le altre forme di aura, essa è ovale, forma che è stata indicata da alcuni scrittori con le parole uovo aurico. L'aura fisica praticamente è incolore o al massimo di un celeste chiaro somigliante a quello dell'acqua limpida, ma possiede una peculiare caratteristica che non si riscontra nelle altre, poiché alla visione psichica essa appare come striata da numerose fini linee, le quali sono rigide setole che si protendono all'infuori del corpo. Nei casi di salute normale, queste setole si mantengono rigide, mentre nei casi di diminuita vitalità o di cattiva salute, esse ricadono come il soffice pelo degli animali e, in casi speciali, presentano l'apparenza di un ruvido vestito di peli contorti, ingarbugliati, intrecciati, che vanno in tutte le direzioni. Questi fenomeni sono dovuti alla maggior o minore intensità della corrente pratica che dà maggiore o minore energia al corpo, risultando sano il corpo che ha una normale provvista di prana, malato o indebolito quello che ne ha una provvista insufficiente. Quest'aura fisica può essere veduta da molti, anche da coloro che hanno un grado molto limitato di vista psichica, ai quali però restano invisibili le forme di altre più elevate. Allo psichico sviluppato, invece, qualche volta è difficile distinguere l'aura fisica a cagione dei riflessi delle forme più alte di aura, così che è costretto ad inibirsi le impressioni delle aure più alte ed ammettere solo le vibrazioni di quella particolare forma di aura che egli vuole osservare. Particelle staccate dall'aura fisica restano nei pressi del luogo ove è stata una persona e sono esse che permettono al cane o ad altri animali di seguire la pista dell'uomo o dell'animale che vogliono rintracciare. L'aura che emana dal secondo principio, ossia dal corpo astrale, è, come il principio stesso, di un'apparenza simile al vapore e precisamente al momento in cui questo sta per scomparire alla vista umana. Essa è difficile a distinguersi quando è frammista alle altre forme di aura, ma quando il corpo astrale è veduto separato dal corpo fisico, la sua aura può essere percepita specialmente se l'osservatore non è aperto alle vibrazioni dei principi che emanano aure di vari colori.
coloro dei nostri lettori che hanno veduto qualche volta una forma astrale, o ciò che comunemente è chiamato un fantasma di alto o basso grado, ricorderanno probabilmente di aver veduto come una nube di forma ovoidale circondare la forma più distinta del corpo astrale. Questa debole nube ovoidale, simile al vapore, era l'aura astrale. Questa naturalmente diventa invisibile a colui per il quale una forma astrale si materializza. L'aura del terzo principio, o prana, è difficile a descriversi, eccetto per coloro che hanno veduto i raggi X. Essa assomiglia ad una nube vaporosa del colore che assume la scintilla elettrica. Infatti, tutte le manifestazioni di prana assomigliano a luce o scintilla elettrica. Prana ha una debole tinta rosea quando è prossima al corpo, ma perde questa colorazione appena se ne allontana di pochi pollici. Le persone che posseggono la vista psichica vedono chiaramente le particelle di prana, simili a piccole scintille, che vengono scosse dalla punta delle dita di coloro che applicano i trattamenti cosiddetti passi magnetici. L'aura pranica può essere riconosciuta anche da molte persone che non pretendono alla vista psichica, alle quali essa appare come l'aria calda che emana da una stufa, cioè a dire come qualcosa di incolore ma pulsante e vibrante. Quest'aura pranica viene qualche volta sottratta ad una persona forte, da un'altra più debole, mancante di vitalità. In casi di questo genere, la persona a cui viene sottratta energia senza il suo consenso prova una specie di languore o di stanchezza dopo la compagnia di qualche persona che gli ha assorbito una parte della sua vitalità. Nella nostra opera La respirazione e la salute, al capitolo 15, numero 3, Formazione dell'aura, abbiamo indicato un metodo col quale possiamo renderci immuni da questa specie di vampirismo, cosciente o incosciente. Questo metodo, quantunque indicato in quel libro con un altro scopo, pure può essere ugualmente efficace in questa circostanza. Un effetto anche maggiore si può ottenere col formarsi l'immagine mentale di una corazza aurica dalla quale nessuna forza può fuggire e nessuna influenza esteriore può entrare senza il proprio consenso. A questo modo noi possiamo anche guardarci contro le infezioni da sorgenti che potrebbero seriamente offenderci se non fossimo così protetti. L'aura pranica è pure trasmessa coi passi o trattamenti psichici negli ammalati, ma in questi casi l'elemento operatore ne regola il flusso e prende la precauzione di rifornire la provvista di prana entro il proprio sistema, per poter così generare ed emanare un costante flusso di aura pranica. Noi non abbiamo bisogno di soffermarci su questi punti, poiché essi sono pienamente descritti nella nostra Respirazione e Salute, libro che dovrebbe essere riletto sotto questa nuova luce da quegli studiosi che meditano su quanto abbiamo detto intorno a questo nuovo aspetto dell'aura umana. Il libro in questione fu scritto per il grande pubblico, il quale, mentre può ritrarre molto beneficio da esso, non può comprenderne il significato più profondo, che diviene invece perfettamente chiaro agli studiosi che passano grado per i vari stadi di questa lezione. Quel libro, semplice e senza pretese, contiene in sé molte cose nascoste che possono essere scoperte soltanto da coloro che sono capaci di capirle. Consigliamo ai nostri studiosi di rileggerlo di tanto in tanto e di osservare quante più cose vi troveranno in esso che prima non erano state scoperte.
Ora ci avviciniamo all'aspetto più interessante dell'aura umana e alcuni dei fatti che saranno esposti in questa lezione saranno una rivelazione per coloro che sono familiari con le tre manifestazioni dell'aura di cui abbiamo orora parlato. Alcuni dubiteranno della veridicità dei fatti che esporremo, ma noi diciamo che essi hanno a loro disposizione i mezzi per sviluppare i poteri psichici fino ad un grado sufficiente per vedere queste cose da loro stessi, come migliaia di persone hanno fatto prima di loro. Nessuno degli insegnamenti occulti può rimanere nascosto a quelli che dubitano, poiché ogni uomo può entrare nel mondo occulto da sé, dato che paghi il prezzo d'ingresso, prezzo che non è in oro o argento, ma di rinuncia al sé inferiore e di devozione a ciò che vi è di più alto nell'uomo. Alcuni, è vero, irrompono nel mondo psichico senza essersi preparati e purificati coi metodi adatti, ma a costoro i poteri acquistati sono una maledizione piuttosto che una benedizione, e molti sono costretti a tornare indietro con molte sofferenze fino a che non vi entrino per la porta giusta, la di cui chiave è subito trovata da coloro che la cercano nel proprio spirito. Ritornando alle manifestazioni più elevate dell'aura umana, noi richiamiamo di nuovo la vostra attenzione sul fatto che l'aura è veduta dall'osservatore psichico come una nube luminosa di forma ovoidale, estendentesi da 2 a 3 piedi in tutte le direzioni intorno al corpo. Essa non termina repentinamente, ma gradatamente viene dissolvendosi fino a sparire completamente. In realtà, essa si distende oltre il limite visibile. Presenta l'apparenza di una nube luminosa, dai colori sempre cangianti, quantunque alcuni colori siano sempre predominanti a seconda degli stati mentali delle singole persone. Ogni pensiero, emozione o sentimento si manifesta con una certa gradazione o combinazione di colori propri di ogni particolare pensiero, emozione o sentimento. Chi ha la virtù psichica sviluppata, perciò, può leggere i pensieri di una persona allo stesso modo delle pagine di un libro aperto, dato naturalmente che egli sappia comprendere il linguaggio dei colori dell'aura. Cosa data a tutti gli occultisti sviluppati, ma non a coloro che sono entrati accidentalmente nel mondo psichico. Questi non vedrebbero altro che il riflesso di colori meravigliosi apparire in una nube luminosa senza conoscerne il significato. Ma prima di procedere oltre, crediamo sia utile darvi un'idea generale di questi colori dell'aura e dei pensieri, sentimenti ed emozioni da cui hanno origine. Questi colori si fondono in 1000 combinazioni, ma la tavola che segue vi darà un'idea abbastanza chiara che vi porrà in grado di comprendere più facilmente quel che avremo a dirvi un poco più oltre in questa lezione.